Non sono, però mi piace. E che cosa ci canti questa sera? Generale di De Gregori. Generale. Vittorio ha appena finito di esibirsi con Generale e stiamo per scoprire quali sono le votazioni nei nostri giudici. Si parte con Claudia. Che giudizio darà Claudia? Vediamo se paletta verde. Sentiamo un po' la motivazione. Beh, bravo, bravissimo, quindi molto bravo. Grazie, grazie. E quindi giudizio positivo per Claudia e proseguiamo, vediamo un pochino invece qual è il giudizio del prossimo giurato. Il giudice del pubblico, sentiamo che voto darà. Paletta verde anche per lui e sentiamo subito la motivazione. Senza ombra di dubbio, intonato e ha cantato, l'ha interpretata a modo suo. Bello, bravo. E quindi insomma un'interpretazione molto personale secondo il nostro giudice del pubblico e a questo punto non rimane altro che ascoltare il giudizio, quello più tecnico, quello del nostro Carlo, che è il giudice quello più temuto proprio perché ha una preparazione particolare in ambito musicale. Vediamo un po', paletta verde, sentiamo un po' come mai la paletta verde. C'è intanto un applauso spontaneo perché sono 3 verdi su 3. Perché lui ha cantato benissimo, intonato, l'ha interpretata benissimo, un bel brano, è giusto che sia così. E quindi Vittorio va direttamente in semifinale, quindi complimenti, complimenti a Vittorio. Vittorio, complimenti, direttamente in semifinale, te lo aspettavi? No, non me lo aspettavo sinceramente, anche perché avevo un po' di lausedine, però forse è venuta meglio ancora. La giuria è stata veramente molto 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 favorevole rispetto a questa tua esibizione. Troppo buoni, troppo buoni. Come mai questa canzone generale? Ah, è una canzone che mi piace tantissimo, la canto spesso, quindi diciamo che è nel cuore, ecco. Ci rivediamo in semifinale, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. La nostra Giovanna con grande, grande, quant'è? Grande di Mina. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Accendi il cuore che al momento giusto tu sei rivolta all'altro. Giovanna si è appena esibita con grande, grande, grande questo grandissimo successo e adesso è arrivato il momento di scoprire che cosa ne pensa la giuria. Quindi tra poco le palette si alzeranno, saranno verdi, saranno rosse, tra poco lo scopriremo. Partiamo dal giudice del pubblico, Giampaolo, vediamo che paletta è rossa, giudizio negativo. Sentiamo come mai. Però io sono contento per l'impegno che ha messo in questa canzone, è un rosso però è bravo. Apprezziamo l'impegno, ma in realtà la paletta è rossa, quindi insomma c'è un pizzico di contraddizione nel suo giudizio, ma d'altronde ha valutato ovviamente l'esibizione tecnica e poi ovviamente ha anche apprezzato il coraggio di esibirsi sul palcoscenico, quindi alla fine un complimento è arrivato. E adesso Claudia,
Paletta Verde, attenzione, come mai? Mi è piaciuta, una signora molto simpatica, brava. Giovanna ha 74 anni, quindi sta ricevendo l'applauso del pubblico dell'Ibari che apprezza insomma questa ragazzina che è salita sul palcoscenico con i suoi 74 anni con grande grinta e grande coraggio a cantare questo brano storico e molto complesso. Paletta Rossa, attenzione, sentiamo come mai. Concordo con Paolo per l'impegno, però vocalità non c'è, niente. Qualità, niente, insomma, quindi un giudizio decisamente molto severo, ma d'altronde, insomma, la nostra Giovanna ha detto che si è divertita e quindi complimenti a Giovanna che andiamo subito a incontrare. Giovanna, complimenti per intanto per il grande coraggio, insomma. È mancata, settimana scorsa ho fatto l'influenza, quindi. Ah, proprio la settimana prima di esibirsi qua a Stop & Go. Settimana scorsa proprio, lo sapevo già in partenza che non arrivavo proprio al massimo, però... C'è anche da dire che ha scelto un pezzo molto complicato, eh? Molto importante, sì, quello è vero, però... Confrontarsi con Mina, insomma, non è da tutti. Non è difficile, non è facile, arrivarci alla sua qualità e tutto. Però ha detto, io mi sono divertita. Sì, sì, ma io sono venuta proprio apposta perché ho detto, passa un'ora o due al massimo essere... insieme alla gente, divertirsi proprio. E questa è la cosa più importante. Allora grazie mille anche da parte nostra di Occhio Pavese, grazie. Molto molto bravi, molto bravi anche a voi. Standing ovation da parte del pubblico, l'esibizione di Sabrina è stata apprezzatissima, da brividi davvero, ma i giudici ancora non hanno espresso la loro preferenza, il loro giudizio, quindi è arrivato il momento di scoprire il nostro Carlo che vota da Paletta Verde. Come mai? Sentiamo. È stupenda, come voce, brano e tutto, come interpretazione. Stupenda, stupenda, quindi devo dire che Carlo è stato definitivamente conquistato. Claudia, Paletta Rossa Verde, verde, come mai? È brava, niente da dire, brava. Paletta Verde anche per il giudice del pubblico. Grande, grande, brava e poi ha preso subito la tonalità giusta alla partenza, brava. E quindi tre verdi direttamente in semifinale, Sabrina ha veramente conquistato tutto l'Ibari questa sera. Sabrina, complimenti, complimentissimi perché sei in semifinale. Grazie. Devo dire che c'è stata per la prima volta una standing ovation. Che onore, mamma mia, non ve l'aspettavo. Ibari Caffè davvero tutti in piedi, ti sei misurata con una canzone particolarmente difficile e hai conquistato veramente tutti, te lo aspettavi? No, così tanto non me lo aspettavo sinceramente, la canzone è tosta, è bella e ripeto, non mi aspettavo tutto questo successo. Come ti preparerai a questo punto alla semifinale? Adesso ci penso, perché non aspettandomela adesso devo studiarla. Mi raccomando, vocalizzi a casa, allenamento, gargarismi, tutto, mi raccomando. In bocca al lupo e grazie. Crepi, grazie a voi. Gli incontri dove la gente viaggia e va. Perché ogni giorno viene sera, a volte un uomo è da solo.
Alberto si è appena esibito con questa bellissima canzone e cominciamo dal giudice, vediamo un po', Claudia Paletta, Verde, sentiamo un po' la motivazione. Ma a me è piaciuto. Mi è piaciuto, interpretato bene. Perché il ritornello, che è la parte difficile di questo brano, l'ha fatto intonato. Quindi due palette verdi e adesso vediamo se la terza paletta è verde o rossa. Verde, quindi tre giudizi positivi, complimenti. Anche lui, un altro semifinalista. Sentiamo un po' la motivazione che il nostro giudice Carlo dà per quanto riguarda l'esibizione di Alberto. Perché lo trovo intonato, è un pezzo difficile, bravo, l'ha fatto bene. Pezzo difficile però eseguito con un'ottima intonazione, assolutamente, e quindi complimenti ad Alberto. Alberto, complimenti, semifinalista, te lo aspettavi? No, assolutamente. Sapevo di essere abbastanza intonato, però ritengo di avere una voce brutta e quindi... E invece no, invece hai conquistato il pubblico degli Bari, ma soprattutto i giurati che ti hanno permesso di arrivare in semifinale. Come mai questo brano? Mi piacciono i Pooh, ho la voce piuttosto alta, quindi si confaceva abbastanza per il mio tono di voce. È vero, infatti il nostro giurato tecnico ha detto che l'hai eseguita con un'ottima intonazione, quindi complimenti, ci rivediamo in semifinale, grazie. Vogliamo quello che è un applauso all'esibizione di Paola con Voce di Memoria di Giorgia, prego. Si è appena esibita con Gocce di Memoria, questo brano famosissimo di Giorgia, tratto tra l'altro da una colonna sonora di un film altrettanto bello, altrettanto importante, ed è per l'ultima volta che la giuria esprimerà i suoi giudizi. E vediamo un pochino che cosa viene fuori, se è una paletta verde, una paletta rossa, e partiamo da Claudia. Sentiamo un po', paletta rossa, giudizio negativo, sentiamo la motivazione. Come mai? Mi spiace, però è... così. E adesso il giudizio del pubblico, negativo anche il rappresentante del pubblico, come mai? Niente, si sente che era emozionata, però non era intonata nel brano. Non era intonata, quindi probabilmente, come sta dicendo anche la nostra Jessica, l'emozione ha giocato un brutto scherzo, no? Perché effettivamente, insomma, l'esibizione ha avuto delle sbavature, ci sono state sicuramente delle difficoltà. Rimane un solo giudizio, vediamo un pochino il nostro tecnico Carlo quale paletta alzerà, se quella rossa o quella verde. Rossa, alt anche per lui, come mai? Io concordo con Paolo. Non c'è intonazione, cioè non, poi il pezzo è difficile, niente, non va. Secondo te era meglio che sceglieva un pezzo molto più semplice. Avrebbe dovuto scegliere un pezzo più semplice, dice il nostro Carlo, che insomma secondo lui il giudizio non è positivo. Paola, la giuria è stata troppo cattiva secondo te? No, non credo, io non mi sono sentita, perché dovrei sentirmi, però mi sono accorta anch'io che non è che è il massimo. Ti sei divertita? Ma certo, certo. È la cosa più importante. Sì, sì, a me piace cantare, però non piace agli altri quando canto. Secondo me qualcuno invece avrà apprezzato, perché comunque qualche applauso è arrivato. Grazie mille, salutiamo anche chi ci sta guardando da casa. Grazie, Sabrina. Ciao. Ovviamente vi diamo un piccolo pensierino, grazie di essere stati con noi. Alla fine di questo concorso sarò povera, lo so. Vittoria, non te la bere tutta, eh? Non mi raccomando. Alberto, beviamoci su, via.
Grazie.